Chiusa la discarica di Belpasso, l'AMBA autorizzata al deposito temporaneo della frazione Umido, inopportuni cassoni a tenuta stagna presso l'area comunale in contrada Motta Cordova. L'ordinanza è stata emessa per salvaguardare la salute pubblica. 500 mascherine chirurgiche e 1000 filtranti saranno distribuiti dalla Protezione Civile di Bagheria. Per provvedere al ritiro presso la sede di Palazzo Butera, si potranno chiamare i numeri 091 943 888 e 091 943 800 nei giorni di lunedì e mercoledì. Riposeranno nel cimitero di Bagheria le spoglie di Fra Giacomo Spalletta, il frate del Sorriso che si occupava degli ammalati, morto lo scorso 10 gennaio per un tumore che lo affliggeva da tempo. Pugno duro dell'amministrazione comunale di Ficarazzi a carico di coloro che abbandonano rifiuti sul territorio o non differenziano correttamente. Le multe operate sono un centinaio, sia per privati, il cui importo è di 50 euro, sia di attività commerciali, di importo di 300 euro. C'era anche il sindaco Salvatore Sanfilippo stamani a sovrintendere alla collocazione delle barriere in entrata di Santa Flavia, dopo che il governatore Nello Musumeci ha dichiarato la zona rossa a seguito dell'escalation dei contagi verificati subito dopo le festività natalizie. Intanto i dati dei positivi a Santa Flavia aggiornati ad oggi sarebbero 158 e si attende l'esito degli altri 150 tamponi molecolari. La sezione bagherese della Lega si è dotata di un direttivo coordinato dal commissario Valerio Puleo e dal vice segretario Giuseppe Giuliano. Il commissario cittadino della Lega ha convocato una riunione degli iscritti, degli attivisti e dei simpatizzanti e ha formato un organigramma che dovrà lavorare a un laboratorio di idee per la città. Per contrastare l'abbandono degli amici a quattro zampe, fenomeno in crescita in questi giorni di emergenza Covid, l'amministrazione comunale di Bagheria ha attivato il servizio Dog Sitter. Sarà possibile grazie alla collaborazione gratuita offerta all'assessorato al randagismo guidato da Brigida Alaimo, dall'associazione Clean World, presieduta da Carmelo Sardina, amici di Mafema, diretta da Marianna Vitale, supportati dall'associazione ANFEC, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo. Per tutto il mese di gennaio 2021 il servizio di consulenza per il super bonus presso lo sportello ANCE Palermo, che ha sede a Villa San Cataldo, sarà chiuso al pubblico in presenza. Per qualsiasi informazione restano sempre a disposizione i numeri fissi della sede ANCE di Palermo 091 62 52 282 e l'email superbonus110@ancepalermo.it. La poetessa bagherese Paola Galeotto Grisanti, inserita nell'albo d'oro dei poeti e scrittori ed artisti contemporanei italiani di Cefalù Art. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito lo scorso 7 gennaio dal direttore Antonio Barracato.